Ecco, continuiamo le nostre interviste qui a Brescia prima della partenza della prima tappa della Mille Miglia e con me Simona De Santis, dirigente di Euroscuola e Istituto Paritario, l'Istituto Paritario San Paolo. Voi siete un soggetto che beneficia delle attività di formazione finanziate da Fondi Italia. Ecco, quanto è importante fare formazione per i propri collaboratori, tanto per il corpo docente quanto per il personale non docente? È assolutamente importante, riteniamo che sia, e lo facciamo da diverso tempo, perché dà la possibilità all'azienda di crescere continuamente, di tenersi aggiornati e di sviluppare appunto l'evoluzione aziendale. Ecco, ti chiedo, quale tipo di formazione principalmente fate? Quella obbligatoria? Non necessariamente. Allora, quest'anno abbiamo aderito chiaramente alle formazioni obbligatorie che riguardano appunto la sicurezza. Pensiamo all'81-2008, bene. Assolutamente, dobbiamo farlo, ci teniamo aggiornati per la sicurezza e il pronto soccorso, tutto ciò che concerne la parte appunto della sicurezza delle nostre scuole. Per garantire tutto ciò alle famiglie. Noi siamo una realtà sia su Bergamo che su Brescia che avanza dal punto di vista delle proposte della formazione anche in altro ambito, quindi anche pedagogico, formazione che riguarda appunto altre diramazioni, insomma. Ecco, se dovessimo fare un bilancio delle attività formative che avete erogato finora con Fondi Italia, e che tipo di bilancio tu faresti? Un bilancio positivo? Assolutamente, assolutamente. Il gruppo docenti, sia su Bergamo che su Brescia, ha dato un riscontro di unitario anche rispetto alle idee trasferite dalle formazioni. Hanno creato tanto gruppo e hanno dato la possibilità alla scuola di crescere, di dare un assetto di garanzia alle famiglie per i loro figli. E per questo per noi è importantissimo appunto garantire alle famiglie che i loro figli siano in un ambiente sicuro e all'avanguardia. Molto bene, allora non possiamo che ringraziarti per essere stata con noi, benvenuta a bordo della nostra Mille Miglia e continuiamo grazie alla formazione, una formazione sempre in movimento. Grazie a voi. Grazie.